Ciao a tutti, oggi per mia scelta non ci vedremo. Ho deciso di lasciare completamente spazio ad una mia follower che spero vorrete seguire sul suo canale che troverete in descrizione con un dono molto speciale. Se siete persone impressionabili, vi consiglio di chiudere il video oppure di mutarlo e di darmi comunque la visualizzazione e almeno un bel like. Buon ascolto. Ciao a tutti, io sono Claudia del canale del Benessere. Prima di iniziare voglio ringraziare e salutare Riccardo perché mi ha proposto questa collaborazione meravigliosa che io ho accettato molto molto volentieri, perché mi dà la possibilità di raccontarvi, ragazzi, quella che è la mia esperienza paranormale. Allora, cercherò di essere più sintetica possibile per non tediarvi troppo, ma dobbiamo fare un piccolo salto temporale all'indietro e andare al 2014, anno in cui appunto mi si palesano i primi fenomeni paranormali. Molto brevemente, era una mattina, come tante. Stavo aspettando l'orario per andare al lavoro. Nel frattempo io mi facevo dei selfie, come si possono fare tranquillamente, vi sarete fatti tutti. Facevo il selfie, lo riguardavo, facevo il selfie, lo riguardavo, facevo il selfie, lo riguardavo per venire se era andato bene. Ad un certo punto faccio un selfie, lo riguardo e quello che mi appare è questo. Allora, come potete vedere, ragazzi, questo è il volto di un ragazzo, si capisce benissimo, lo potrete cercare ovunque, non lo troverete su nessun motore di ricerca, Google o altro. Qui abbiamo il viso, qui abbiamo la bocca, il naso, gli occhi. Questo, ragazzi, è proprio dettagliatissimo. E qui sotto, però questo non so se riuscite a vederlo, c'è una scritta D A N, Dan. Allora, la mia esperienza parte tutta con questo ragazzo. Io sono una persona per natura, come posso dire, molto molto razionale. Ho sempre dato spiegazioni logiche a tutto. Ho cercato quindi di dare una spiegazione logica anche a questo, ma ahimè non ci sono riuscita. Dopo questo episodio, ragazzi, io mi sono rivolta a una persona che avevo conosciuto anni prima, che abita vicino al territorio dove abito io, perché in realtà io dopo questo episodio ho iniziato ad avere paura, paura, paura. Allora andai da questa persona, gli feci vedere questa foto e questa persona, che poi è diventata anche la mia guida, è per me veramente una guida. Mi disse che comunque io avevo questo dono, che potevo comunque star tranquilla perché questa persona, questo ragazzo è comunque un'anima inquieta, morta di morte violenta, comunque un'anima pura, un'anima buona. E niente, lui mi disse comunque, mi tranquillizzò perché ero visibilmente spaventata, terrorizzata. Mi disse di stare tranquilla e tornare a casa. Io tornai a casa, ripresi a fare quella che era la mia vita. Però succede che, scusate, mi giro un attimo, Riccardo, abbi pazienza, ma tu mi conosci, io non so, non sto mai ferma. Però nel corso del tempo iniziarono ad accadere cose molto molto particolari in casa, del tipo si accendeva la televisione senza che nessuno l'avesse accesa, partiva la musica allo stereo senza che nessuno l'avesse acceso, si aprivano degli sportelli della scarpiera, per esempio, senza che nessuno ci fosse vicino. Insomma, iniziavano a accadere cose un po' particolari, fino al giorno in cui io sentii come un brusio, no? Sentivo fare. Sentivo queste voci, perché sentivo delle voci. Al che dissi: beh, ok, o sto impazzendo o sto impazzendo. Decisi di tornare da questo signore di cui vi ho detto prima, che vi ho detto prima,
lui mi disse che io ero in contatto con tre persone ovviamente non più in vita. E lui mi disse che io avevo questo grande dono e con questo grande dono io avrei potuto aiutare tantissime persone. Al che dissi, beh, io questo dono, se non lo so sfruttare, non posso aiutare nessuno, un po' come avere un pianoforte e non saperlo usare. Allora questa persona mi disse, Claudia, inizia a fare scrittura medianica. Mi disse come fare, mi diede tutte le sue protezioni. Iniziai a fare questa scrittura medianica. Da questa scrittura medianica in poi le voci si sono intensificate, sono diventate molto più chiare. Adesso riesco a capire cosa vogliono comunicare queste persone. Sono tutti messaggi d'amore, tutti messaggi positivi. E io ho iniziato, visto e considerato che questa persona mi disse potrà aiutare tantissime persone, ma in realtà nella mia vita, prima di approdare su YouTube, queste tantissime persone non è che girassero, no? Allora ho detto, se posso portare su YouTube questo mio dono finalizzato ad aiutare gli altri, ben venga. E in una mia live io ho fatto scrittura medianica e sono riuscita a portare tre messaggi di tre persone, anime, a tre spettatori che avevano il desiderio di mettersi in contatto con questi loro cari. Adesso sono riuscita a capire come poter aiutare queste tante persone portando questi messaggi d'amore, questi messaggi positivi, perché sono solo messaggi positivi. E voglio dire anche una cosa agli scettici, che sicuramente non mancano, perché io ragazzi ho 43 anni, per 39 anni ho vissuto nello scetticismo più assoluto, quindi io posso capire chi dice, vabbè, questo si sta inventando un sacco di fregnacce, questo sta inventando un sacco di sciocchezze. Vi capisco, purtroppo non posso, oltre a questa che è una prova, perché è l'unica prova che io vi posso portare, ok? Non posso dirvi altro se non raccontarvi quello che ad oggi è un mio dono che non ho scelto, che non si può scegliere, è un dono che io fortunatamente adesso ho e che mi serve per aiutare voi. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Se volete potete passare a trovarmi sul mio canale, il canale del benessere, e io sono Claudia Riccardo. Grazie tesoro per avermi dato questa bellissima opportunità. Grazie.